nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. La Chiesa, in questo giorno della festa del corpo e del sangue di Gesù, offre al Signore tutta la sua adorazione e il suo ringraziamento. Lo facevamo fino a prima del coronavirus anche con una processione liturgica che è il prolungamento della messa in mezzo alle case degli uomini, perché dopo l'istituzione dell'Eucaristia il giovedì santo, la festa del Corpus Domini, è la manifestazione della lode pubblica e il passaggio di Gesù in mezzo alle case degli uomini. Stasera ci contenteremo della benedizione dinanzi alla Chiesa Madre a tutta la nostra città e vi invito fin d'ora a pregare perché cessi il coronavirus. Festa del corpo e del sangue di Gesù, festa della comunione ecclesiale e sacerdotale. Vedete, la bellezza della Chiesa è la comunione, è quel mistero che abbiamo celebrato domenica scorsa, il mistero della Trinità. Dio non è solitudine, ma Dio è comunione. E nella nostra città abbiamo tentato sempre di vivere la comunione. 7 parrocchie, 6 urbane e una a Borgo Parrini, negli incontri, nelle programmazioni, abbiamo cercato sempre di mettere in evidenza quello che ci unisce. Pertanto stasera, oltre per i miei 50 anni di sacerdozio passato a Carini, a Giardinelli e a Partenico, ringrazio il Signore per questa bellissima comunione di stasera. C'è Padre Dolce, Monsignor Dolce, che celebra pure 50 anni di sacerdozio. Ci sono tutti i parroci della città e i rettori delle varie chiese. Pertanto questa è l'espressione più bella del mistero dell'Eucaristia, la comunione, vivere in comunione. Perché la comunione è la presenza di Dio in mezzo a noi. Satana è colui che divide, è colui che si contrappone. Pertanto grazie, Signore Gesù, per la comunione che dai al presbiterio di questa città. Saluto la dottoressa Baratta della commissione comunale prefettizia, saluto il comandante D'Asaro della polizia urbana, il sindaco di Giardinello. Dice, ma perché il sindaco di Giardinello? Se lo Giardinello l'abbiamo cresciuto a casa del mio figlioccio pure. Saluto tutta la comunità, tutti coloro che ci seguono in questo momento tramite Radio Amica, da Nazareth, da Parma, da tutti i posti, gli emigrati, coloro che in questo momento stanno pregando con noi. Per celebrare degnamente i Santi Misteri, chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati. Confesso. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Preghiamo, Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre noi i benefici della redenzione. Tu che sei Dio e vive e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce dicendo: tutti i comandamenti che il Signore ha dato, noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con 12 stele per le 12 tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenche come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tante catine e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. Dissero: quanto ha detto il Signore lo eseguiamo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne asparse il popolo dicendo: ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Alzerò il calice della salvezza e invocherò la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore, da
avanti a tutto il suo popolo. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano d'uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati, li si santifica, no, purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito Eterno, offrì se stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte perché serviamo al Dio vivente. Per questo egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Ci mettiamo in piedi e recitiamo la sequenza. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli è annunciato, in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo nella gioia dei tuoi santi.
seguitelo. Laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua coi miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione. Lo spezzò e lo diede loro, dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Sera a me l'onore e l'onere di spezzare la parola in una grande solennità del Corpus Domini, dove, così come ha ben sottolineato Monsignor Salvia nell'introduzione all'Eucaristia, vede riuniti tutte le comunità parrocchiali della città di Partinico, in un Corpus Domini diverso, ma rispetto a quello celebrato lo scorso anno, di rinascita, un Corpus Domini che vuole segnare ed essere come quell'elemento di svolta nella vita cristiana di tutte le comunità. E oggi questa meravigliosa solennità ha una caratteristica particolare. Celebriamo e ricordiamo il 50° anniversario di ordinazione sia dell'arcipreste Salvatore Salvia sia del nostro padre Nuccio Dolce, vicario generale, e non vi nascondo che sento la responsabilità di poter condividere con voi, spezzare la bellezza e la profondità di questa parola che oggi la Chiesa ci mette dinanzi attraverso l'Evangelo di Marco. E vorrei con voi condividere una domanda che, quando l'ho letta, mi ha subito toccato il cuore. Si trova nei foglietti della Domenica, è una catechesi, introduzione di Fran Antoine Emmanuel di Firenze, e ci ricorda: come renderemo grazie al Signore per un così grande dono? Il dono dell'Eucarestia è il più grande dono che Dio potesse concedere all'umanità e a ciascuno di noi. E Fra Emmanuel continua con la donazione di ciascuno di noi. Noi non possiamo rendere grazie al Signore con qualcosa, ma lo possiamo fare donando tutto noi stessi. E allora vogliamo entrare dentro questo brano del Vangelo di Marco, che ben ci riporta a quel Giovedì Santo, dove i discepoli chiedono a Gesù: dove vuoi che prepariamo la Pasqua? E Gesù dà delle indicazioni. È il primo aspetto di ogni Eucaristia. Ogni Eucaristia deve essere preparata, e non si può, cari fratelli e care sorelle,
parlare di Eucaristia senza parlare del sacramento dell'ordine. Quindi oggi cammineremo attraverso queste due strade parallele che in realtà hanno, da quel giovedì santo, l'unica origine. La preparazione non è quella esteriore, anche se è fondamentale. C'è una preparazione curata nei minimi dettagli: il coro, i fiori, la dignità della pulizia, del luogo, preparare chi proclama la lettura. Ma la preparazione di cui oggi il Vangelo di Marco ci chiede è una preparazione che va nell'interiorità, e noi dobbiamo cercare di entrare in profondità in questa preparazione, perché questa preparazione ci possa dare la consapevolezza che ciò che noi celebriamo è il più grande dei doni che il Signore ci ha fatto. La preparazione, dice il Vangelo di Marco, inizia da quel giorno primo degli azimi, dove nella vigilia della Pasqua, quindi il giovedì, non si potevano mangiare nessun cibo con lieviti, perché i lieviti erano considerati qualcosa che appartenevano al passato. Il lievito nella nostra tradizione, l'anno scorso con il lockdown, siamo diventati tutti bravi ad impastare pane e pizza, e siamo bravi se usiamo il lievito madre, ma in realtà il lievito non è altro che quella massa che serve per far lievitare altra massa. Gesù dice: no, se tu vuoi celebrare la Pasqua, se tu vuoi vivere l'Eucarestia, vuoi contemplare il mistero del sacerdozio, devi allontanare dalla tua vita tutta quella massa che ti riporta al passato. Devi iniziare una nuova vita. E oggi ci sono tre caratteristiche che uniscono il cristiano in quanto battezzato, quindi sacerdote, re e profeta, ma ci sono tre caratteristiche fondamentali di cui si deve vestire il sacerdote. Uscite, andate e incontrerete un uomo con la brocca. Apparentemente sembra un dato molto chiaro, ma nella cultura semita del tempo e in Africa è ancora molto presente. Ho qui di fronte una donna, suora africana, sa benissimo che questo è un dato che è fondamentale, perché nella cultura africana di oggi e nella cultura dei tempi di Gesù andava solo la donna a prendere l'acqua alla fontana e i bambini. Quindi era difficile trovare un uomo. Quell'uomo si è fatto carico del lavoro della donna. Il sacerdote è colui che prima di tutto si veste dell'abito del servizio. Se il sacerdote non si veste di quest'abito, non può fare e mostrare in pienezza il grande dono del sacerdozio. E penso che ognuno di noi, con tutti i propri limiti, con tutte le proprie fragilità, ogni giorno ci rivestiamo di questa bella proprietà che è il servire chi ci sta accanto. Il sacerdote serve la comunità. Monsignor Salvia ha ricordato all'inizio le comunità, Carini, Partinico, ma quando si dice si tocca Giardinello, il suo cuore si scioglie, perché ha dato tutto se stesso ed è stato al centro di questi 50 anni di vita sacerdotale. E sicuramente ci saranno tante cose, non ultima, noi che lo abbiamo vissuto qui a Partinico, l'esperienza di questo anno vissuto particolarmente con difficoltà, ve lo posso dire e lo dico con rispetto. È stato Padre Salvia una persona, sacerdote, che non si è mai tirato indietro
e in questo anno ha cercato con la Caritas interparrocchiale di raggiungere, di arrivare in tutte quelle difficoltà, soprattutto in quelle famiglie non solo indigenti, ma che a causa del Covid e del coronavirus non potevano uscire. E lui caricare la macchina di spesa, lasciarla dietro la porta e andare via. Quindi il sacerdozio è questa caratteristica, o meglio, la proprietà fondamentale dell'essere sacerdote è l'essere rivestiti di quest'amore. E poi c'è questa sala che trovate al piano superiore. È una sala grande ed è una sala adornata. Uno pensa subito all'aspetto estetico, esteriore, che sicuramente, come diceva all'inizio, è importante e fondamentale. Ma Gesù ci riporta a qualcosa che è più particolare. Il sacerdote deve essere custode della comunità che il vescovo ci consegna. Ed essere custode significa cercare in tutti i modi, in tutte le forme, usare tutti gli strumenti perché questa stanza sia grande. E grande significa che dentro quella stanza non ci devono stare solo persone importanti. Per noi sacerdoti è fondamentale che in quella stanza ci siano gli ultimi, i zoppi, i ciechi, i malati, i poveri. Rivestirsi dell'abito della custodia non è cosa semplice, e a noi sacerdoti ci viene dato questa consegna: custodire questa realtà che non è proprietà nostra, è proprietà di Gesù. E non ultimo, il terzo abito della vittima. Gesù dice: prendete, questo è il mio corpo. Il sacerdote è colui che si spezza, si dona gratuitamente agli altri. E allora vedete che oggi celebrare il Corpus Domini significa riappropriarci tutti di queste caratteristiche, perché possiamo nella nostra vita concreta, quotidiana, di ogni giorno, cercare non tanto con le parole, ma con l'esempio di far innamorare i fratelli, non a noi, ma a Gesù. Questo è il mio corpo, è il dono più grande che Gesù ha potuto fare per la nostra vita, sia laicale sia da sacerdote. L'augurio più grande in questa solennità è che le nostre comunità parrocchiali possano sempre da Gesù prendere la linfa di quest'amore per donarlo a tutti i fratelli. Sia lodato Gesù Cristo. Credo in un solo Dio, Thank you.
fratelli e sorelle nel nome di Gesù, che nell'Eucaristia ci ha consegnato il memoriale della sua Pasqua, apriamo con fiducia e riconoscenza il nostro cuore al Padre. Preghiamo insieme, diciamo: Padre Santo, ascoltaci. Padre Santo, per la Chiesa, riflessa nel mondo della comunione divina, affinché viva pienamente del mistero eucaristico, per offrire al mondo, nelle difficoltà di questo nostro tempo, una testimonianza luminosa di amore, preghiamo. Per coloro che hanno responsabilità istituzionali, affinché si lascino guidare dallo Spirito per edificare una società che sia rispettosa della vita, attenta ai più poveri e sollecita nella custodia del creato, preghiamo. Per i giovani, affinché ascoltando le sorgenti interiore dell'amore che li abita e prestando attenzione alla sapienza degli anziani, siano creativi e fecondi per proporre e attuare nuove vie di comunione, preghiamo. Per noi qui riuniti, l'Eucaristia che celebriamo ci doni il coraggio di respingere ogni forma di compromesso con il male, per edificare la nostra comunità come luogo di comunione e di vita, preghiamo. Lode a te, o Padre, che in Gesù tuo Figlio ci hai dato il pane dei pellegrini, il vero pane dei figli. Ascolta il grido del nostro cuore e donaci la forza per attuare nella vita ciò che ti chiediamo nella preghiera, per Cristo nostro Signore.
pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, oh Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Nell'ultima cena, con i suoi apostoli, egli volle perpetuare nei secoli il memoriale di salvezza della sua croce e si offrì a te, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli, perché l'umanità diffusa su tutta la terra sia illuminata dall'unica fede e riunita dall'unico amore. E noi ci accostiamo a questo santo convito perché l'effusione del tuo spirito ci trasformi a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. A noi, con tutte le schiere degli angeli, proclamiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo,
dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi alla sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci per parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Leonardo, la Beata Pina Turiano e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione, vincolo di unione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo, dacci oggi e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo. E non abbandonarci alla tentazione, liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Con il tuo spirito.
ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per ricevere l'Eucaristia verranno due sacerdoti, uno alla Cappella del Cristo Morto e uno all'altare di Santo Stefano. Padre Giampiero si metterà al centro della Chiesa e Monsignor Salvia si mette qui davanti. Cerchiamo di fare una fila unica centrale perché da questo lato c'è il coro e non possiamo tornare indietro dal lato di sinistra.
in piedi. Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Seduti. Monsignor Salvi, a nome dei parroci che mi hanno delegato come parroco ancora vecchio di età, perché poi ci sono altri parroci più anziani, e questa sera siamo qua, come diceva Don Carmelo, per ringraziare il Signore. Ci sono tanti motivi, uno dei motivi più grandi è il dono dell'Eucaristia. Ringraziare il Signore per il dono del sacerdozio, quindi ringraziare il Signore per il dono della comunione che sperimentiamo continuamente in questa nostra comunità qui a Partinico. Dobbiamo dirlo ad alta voce, grazie a lei che riesce ad amalgamare noi parroci, riesce a spronarci, a incontrarci e a confrontarci. Ecco, in questo periodo così triste, ecco, Padre Carmelo l'aveva accennato, in questo periodo così triste della pandemia, lei è stato il nostro motore. Essendo un pochino più giovane di noi, è stato più coraggioso di noi, e questo veramente ci ha fatto riflettere, ci ha aiutato moltissimo. Quindi veramente grazie per tutto quello che fa per la sua comunità parrocchiale. Ieri gliel'hanno detto, l'hanno ringraziato insieme con lei il Signore, ma soprattutto grazie per quello che fa insieme ai parroci di questa città per la nostra comunità, per la nostra città di Partinico. Ecco, Partinico vive momenti particolari. Però io non sono qua a sottolineare i momenti particolari o brutti che magari possono facilmente emergere. Partinico ha una storia bellissima. Lei stesso venerdì, presentando quel bellissimo libro che ha scritto su Carmelo Pardi, ha sottolineato quanta bellezza c'è, e lei è uno di quelli che ci crede moltissimo su questo e la bellezza. Partinico c'ha tanti uomini laboriosi, uomini buoni, uomini che realmente credono e professano anche la fede. Nelle nostre comunità parrocchiali lo sperimentiamo. Queste 7 parrocchie, 6 più quella di Borgo Parrini, sperimentano tutto questo grazie ai parroci. Veramente io, venendo come lei dal Giardinello, quindi saluto anche se è un sindaco, in una comunità dove chi gioca solo non perde mai, ecco, certamente ci ha portato invece a sperimentare la bellezza dei confratelli, sia dei rettori che vivono nella nostra comunità, ecco, che danno una grande mano, sia soprattutto dei parroci. I parroci sono persone che veramente si spendono, come poco fa Don Carmelo diceva. Ecco, se non fosse, come dice lei, per le parrocchie, ecco, forse il fuoco sarebbe ancora minore. Quindi di nuovo vogliamo elevare al Signore un grazie. Questo grazie per lei, per i suoi 50 anni, questo grazie lo uniamo anche per il rettore del santuario di Pinasuriano, Monsignor Dolce, ecco, che come vicario generale, noi lo conosciamo come ex parroco di Santa Caterina, vice parroco della Chiesa Madre, e poi non so quali altri incarichi che ha avuto durante questi 50 anni. Ecco, ma penso che veramente questo paese, che ha dato tante tante vocazioni, e ancora oggi abbiamo un ragazzo in seminario accolito della parrocchia di San Salvatore, altri sicuramente prenderanno spunto da questa bellezza di esempio che il clero partinicese sa dare, e che la Beata Pinasuriano che possa intercedere per noi sacerdoti, per la nostra comunità,
e soprattutto per lei, Monsignor Salvia, perché veramente il Signore gli possa dare ancora tanti altri anni e, come il più giovane dei parroci, ci possa spronare a fare sempre di più. Abbiamo pensato, come parroci, di fargli un piccolo pensiero, glielo porta Padre Vasi. Ecco, sono due per la verità, Padre Carmelo, avanti. Ecco, questo piccolo dono a nome nostro personale, ma delle nostre comunità parrocchiali. Ecco, è frutto proprio delle parrocchie. Tutte e sette parrocchie hanno pensato al nostro arciprete. Auguri e che il Signore la benedica. Stasera è la comunione sacerdotale. Dicevo ieri nella messa dei gruppi, quando un sacerdote riesce a creare comunione, il che è difficile, è il dono più bello, perché la Chiesa è comunione, è il riflesso della comunione trinitaria. E stasera siamo qui anche perché c'è la tradizione del Corpus Domini, ma questa bella comunione, il rispetto sempre ci ha contraddistinto per le autorità. È stata però la nostra, cara dottoressa, un rispetto con una coscienza cristiana critica, perché il cristiano nella realtà politica deve essere coscienza critica. Grazie cari confratelli, continuiamo in questa comunione. Io a 75 anni compiuto e del diritto canonico ho presentato le dimissioni. Il Vescovo mi ha detto di continuare, sono a servizio non solo di questa parrocchia ma a servizio della città. Grazie per tutto l'affetto che mi avete manifestato, per tutte le persone che ho incontrato in tutto il mondo, per quella guida turistica che, essendo buddista, prima di lasciarsi dice: padre mi benedica, ma lei è buddista, ma mi benedica. Oppure di quell'altra guida, essendo indù, mi dice: padre me lo dà il pane di Dio, e ho dato il pane di Dio anche a lui. Grazie per tutti coloro che nel mio pellegrinaggio della vita sono stati compagni di viaggio. Leggiamo la lettera che Monsignor Michele Pennisi ha voluto donare a tutti e tre sacerdoti chiedendo la benedizione al Santo Padre. Gliel'ha dato ieri in cattedrale, oggi Monsignor Salvia lo leggiamo pubblicamente. Sua Santità Papa, tale pensiero augurale reprendo Salvatore Salvia, vicario foraneo del vicariato di Partinico, che oggi compie il suo 50° anniversario di ordinazione sacerdotale e si unisce spiritualmente al suo rendimento di grazia
per il fruttuoso ministero compiuto con profondo zelo pastorale. Il Sommo Pontefice, mentre assicura il ricordo nella preghiera, affinché il Signore lo ricolmi di copiose grazie e consolazioni celesti per una sempre più piena conformazione a Cristo Salvatore, invoca su di lui la materna protezione della Beata Vergine Maria e gli imparte di cuore l'implorata benedizione apostolica che volentieri estende ai familiari, ai confratelli e a quanti partecipano in spirituale letizia al rito giubilare. Data dal Vaticano il 5 giugno 2021. Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato di Sua Santità. E vi do appuntamento, dove saremo più in lungo, alla Madonna del Ponte, il 27 agosto, il venerdì, quando inaugureremo i restauri, la cascata d'acqua finanziata dal GAL, le panchine, il parco gioco per i bambini e tutto quello che renderà ancora più bello il nostro santuario, che è inserito in un itinerario turistico regionale. E voglio dare un pensiero, mi riservo poi anche ad agosto di darlo agli altri sacerdoti, per i sacerdoti ho preparato anche un altro regalo. Alla dottoressa Baratta, Don Carmelo, Don Vito, Don Lafranca, Don Amante e all'ultimo all'arciprete di Val Guarnera. Siamo in attesa della presentazione del libro di Val Guarnera. Don Vasi. Allora, adesso facciamo un gesto simbolico per la nostra città. Usciremo in processione, solo se voi resterete a posto, tranne coloro che sono in fondo si possono mettere di fronte dove c'è il negozio Sansoni. Dietro il Santissimo, i sacerdoti andranno avanti, dietro il Santissimo il sindaco, la prefetta e il comandante. Un canto.
Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo grandissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto il santissimo sacramento dell'altare, benedetto Spirito Santo, benedetta Madre Dio Maria Santissima, benedetta la Santa e Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria Vergine Madre, benedetto il suo vastissimo sposo, canto finale. Buona serata a tutti.